La dignità del reo e il suo reinserimento è stato il tema al centro del convegno organizzato in 1 o 2 giorni dal Lions Club di Gela in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati. Nel corso del primo incontro sono anche stati illustrati dati statistici sulla condizione carceraria in Italia, elaborati dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Palermo. La società non può permettersi relitti umani. Non può permettersi di confinare, di segregare persone nella emarginazione. Siamo in un'epoca in cui le possibilità finanziarie, ma anche di solidarietà sono abbastanza limitate. Però bisogna fare il possibile, bisogna fare tutto il possibile perché la società deve recuperare. Deve recuperare al consorzio civile, al consorzio umano delle persone che hanno sbagliate, ma l'atteggiamento non può essere quello del rifiuto, della repulsione. E soprattutto il carcere deve essere un luogo in cui si riscoprono i valori di umanità, i valori sociali. Non può essere un luogo violento, non può essere un luogo di abbruttimento. Perché se il carcere abbruttisce, fuori dal carcere la società troverà un altro bruto e noi abbiamo bisogno di uomini, di persone che comprendano innanzitutto il valore del rispetto degli altri e il valore costituzionale della solidarietà. Noi vorremmo che l'amministrazione ci indicasse un sito, un piccolo sito, una villetta, una strada, una zona che ha bisogno di un piccolo recupero, di essere recuperata ad un buon arredo urbano o a qualcosa del genere, certo non impegnando grandi somme che non le abbiamo. Ecco, e noi faremmo questo recupero come? Affidando questo lavoro alla cooperativa dei detenuti, alla cooperativa degli ex detenuti. L'importante evento è stata prestigiosa occasione per riflettere sul testo di Giovanni Maria Flick, Elogio della dignità. Viviamo in tempi nei quali ci siamo dimenticati o non ci preoccupiamo di sapere che cos'è la dignità, che poi è una cosa, un concetto che appare difficile, filosofico, ma è molto concreto. È il modo di poter vivere insieme rispettandoci reciprocamente. La dignità è un filosofo, un giurista direbbe, è un attributo della condizione umana. Io direi con più semplicità è ciò che ci consente di vivere insieme rispettandoci. Io rispetto l'altro, l'altro rispetta me e questa è una condizione essenziale per poter andare avanti. E la dignità è non solo un valore di tutti gli uomini, di tutte le donne astratto, è un valore soprattutto concreto di ciascuno, dei più deboli, dei diversi, delle donne, dei malati, dei bambini, degli anziani, dei migranti clandestini, dei detenuti. Chi ha meno possibilità deve essere aiutato di più per realizzare appieno la sua dignità. Lo dice la Costituzione quando spiega che tutti hanno pari dignità sociale, che è compito della Repubblica, cioè di tutti noi aiutare ciascuno di noi a raggiungere lo stesso livello di dignità.